Per il Prix Italia siamo con Antonella Nedda e Maurizio Cucchi. Qual è l'importanza della poesia oggi? Enorme. In realtà non credo che non esistano lettori, spesso non si trovano i libri. È ovvio che non si comprano tanti libri come per i bestsellers esposti, ma ogni volta che c'è una lettura di poesia ci sono moltissime persone almeno disposte ad ascoltare. Beh, è un'importanza strana, perché da un lato è fondamentale, dall'altro sembra inesistente. Io direi che è fondamentale, forse anche solo per una cosa, per il grande servizio che fa alla lingua. In un tempo in cui la nostra bellissima lingua è così bistrattata, io credo che sia irrinunciabile la presenza della poesia. Purtroppo la velocità dei media, la cultura di massa, il pop, tutti questi orrori hanno modificato completamente il panorama dei potenziali lettori. Secondo lei non si rischia che la poesia anneghi nella tecnologia? Potrebbe esserci questo rischio, ma io non credo, perché la poesia è qualcosa di connaturato all'essere umano, quindi forse cambierà forma, ma non credo che annegherà la tecnologia. Ogni epoca ha le sue tecnologie, no? Anche la ruota è una tecnologia. Quella di oggi è divorante, la rete è una cloaca, la confusione domina. Se l'uomo vuole resistere con qualche differenza rispetto ai pur nobilissimi animali come la scimmia, non può privarsi della poesia. Se poi invece se ne priverà, pazienza. Io ho la fortuna di essere abbastanza grande per essere certo di non essere presente in quel tempo.